cosa accadrà adesso che il tasso di interesse definito dalla Banca Centrale di Mario Draghi si è abbassato? Ma il modo più semplice per capirlo è quello di pensare all'economia come a un insieme di tre anelli. Uno rappresenta la moneta, l'altro rappresenta le banche, il terzo rappresenta l'economia reale. E questa è una catena. Quando questa catena è ben salda, se si abbassano i tassi di interesse, l'effetto passa al sistema bancario, più credito con tassi più bassi, vantaggi per le famiglie e per le imprese. Purtroppo questo meccanismo adesso è bloccato. Infatti, che cosa è successo nei mesi scorsi? Ci sono state grandi iniezioni di liquidità da parte della Banca Centrale Europea. Essenzialmente non ci sono stati effetti reali. C'è stata una grande salita dei mercati finanziari, le borse valori, c'è stata una grande domanda di titoli di Stato, si sono abbassati i famigerati spread, però questo impulso stenta a passare all'economia reale. E allora Draghi ieri che cosa ha fatto? Ha fatto essenzialmente due cose. La prima, ha assicurato liquidità alle banche, tassi più bassi con una liquidità sicura almeno fino al 2014. Traduzione, gli ha tolto la scusa di dire non abbiamo liquidità. La seconda cosa che ha fatto è, ha detto alle banche, stiamo pensando di costruire in Europa dei mercati diversi da quelli bancari. Anche qui è un messaggio, o contribuite anche voi alla liquidità, o contribuite anche voi alla costruzione di questi messaggi, mercati, oppure dovrete essere disintermediati. Ultimo stimolo per le banche, abbassare i tassi di interesse significa che per le banche sarà più difficile fare ricavi, quindi utili, e dunque un incentivo in più ad allargare i volumi, quindi ad allargare il credito. Alla fine che cosa può fare la politica monetaria per l'economia reale? Ha fatto già tanto, adesso tocca ai governi con le politiche fiscali, con le famose riforme strutturali un po' in tutta Europa.